meno reati contro la pubblica amministrazione. Quindi vi è una evidente connessione del mio emendamento con la ratio sottesa alla legge ed è per questo che richiedo alla Presidenza di rivedere il suo intendimento in merito all'inammissibilità di questo emendamento. Grazie onorevole Colletti. Noi abbiamo esaminato gli emendamenti, in questo caso, nel suo caso come in altri del collega Molteni, abbiamo ritenuto invece di confermare l'inammissibilità che era già stata peraltro diciamo, definita nella sede della Commissione. Allora, andiamo avanti. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, onorevole Santelli, prego. Grazie Presidente. Noi, come abbiamo detto già in discussione generale, riteniamo in parte questo disegno di legge un passo indietro rispetto a quando già il Parlamento aveva fatto la scorsa legislatura sulla lotta alla corruzione, nel senso che la lotta alla corruzione dovrebbe essere in primo luogo un'attività di prevenzione. L'aumento esclusivo delle pene, almeno per quanto riguarda grande parte di questo provvedimento, finisce per essere esclusivamente una manifestazione quasi di resa del legislatore e di incapacità di reazione di tipo diverso. Ovviamente a queste parole devono corrispondere anche dei fatti. I fatti corrispondono, per quanto ci riguarda, alcuni miglioramenti o aiuti che abbiamo apportato a quelle riforme che già avevamo effettuato nella scorsa legislatura. Io devo dire che ho apprezzato molto il fatto che il Presidente Cantone abbia detto che la riforma. E lo ribadisco perché trovo veramente, vedete, noi spesso noi italiani sbagliamo anche nei termini e c'è una legge della scorsa legislatura che viene chiamata comunemente legge Severino, parla di un articolo, quella è la legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione. Io la chiamo legge Brunetta Alfano, perché era del governo Berlusconi, ed era la legge che metteva il cittadino nelle condizioni di conoscere cosa fa la pubblica amministrazione. E il presidente Cantone, pochi giorni fa in Commissione Giustizia, davanti ai commissari della Commissione Giustizia, ha detto che quella legge costituisce oggi lo statuto per i cittadini di maggiore avanguardia per tutte le legislazioni europee. Onestamente, credo che sia un grande merito per questo Parlamento. Pensavo che si potesse andare su questa strada. Noi siamo andati su questa strada in che senso? Abbiamo presentato alcuni emendamenti su quelli che sono i punti focali dove si annida di fatto la corruzione. Possiamo modificare già da subito in delega e saremo disponibili a dare la delega al Governo su quelle che sono le modifiche sulla legge sugli appalti. Lo sappiamo dove si annida di solito la corruzione. Possiamo unificare le stazioni appaltanti, lo possiamo fare oggi. Noi ve l'abbiamo presentata, voi dite che siete disponibili. Abbiamo presentato un emendamento che prende lo stesso emendamento in delega, quindi dando fiducia al Governo per prevedere tutto quello che può contenere le variazioni di opera. Là sappiamo che si annida la corruzione. Abbiamo presentato un emendamento che prevede per le stazioni appaltanti, quindi di fatto per gli enti, la tracciabilità dei pagamenti e sappiamo che lì si annida spesso la corruzione. Chi viene pagato prima e chi viene pagato dopo e perché un funzionario pubblico paga prima uno e paga poi un altro. Lì si annida la corruzione. Vogliamo combatterlo? Combattiamolo in questo modo. Avevamo anche presentato un emendamento che ci è stato dichiarato inammissibile e che toglieva alla politica, spesso lo diciamo, poco lo facciamo, probabilmente non vogliamo farlo, la possibilità di nominare
i dirigenti sanitari. Colleghi del PD, vedete, delle cose si dicono e delle cose si fanno. E io accetto le lezioni di moralità. Quando però si vota in una città, capoluogo di provincia, e nella stessa città il presidente della Regione Calabria mi nomina come direttore sanitario dell'ASP di quella città, il padre di un candidato nella lista del PD, allora io quello, un nome, glielo dico politicamente come si chiama. Voi lo immaginate, io glielo dico come si chiama. Non dirò i nomi, però bisognerà toglierlo meno ad una determinata politica la possibilità di fare delle cose. Cioè non è perché è solo del PD che la cosa si può fare. Credo. O il fatto che sia del PD o esonera dalla responsabilità morale? Penso di no. Vogliamo andare oltre? Ci sono vari emendamenti in questo testo che hanno funzione preventiva. Ci sono emendamenti che hanno funzione di rafforzare i poteri dell'autorità anticorruzione, la chiamiamo autorità anticorruzione, la volevamo chiamare prima Civit, chiamiamola come vogliamo, non mi interessano i tweet, non mi interessano le formule, non mi interessano gli slogan, la volete veramente combattere la corruzione o dobbiamo fare soltanto una sceneggiata? Questo è il punto, se la vogliamo combattere, perché la vogliamo combattere, combattere la corruzione significa che ciascuno di noi che dice di essere un parlamentare, dice di essere politico, oggi si vergogna di dire di essere un politico, perché viene considerato un delinquente solo perché è politico. Io non voglio essere considerata così. Io voglio che le persone siano persone per bene, perché voglio essere considerata una persona per bene. E chi non lo è fa male anche a me, ai tanti come me, ai tanti come voi. Quindi voglio una buona politica, come voglio una buona amministrazione, e in questo momento l'amministrazione italiana non va bene, non va bene per niente. Forse ci vorrebbe anche un ritorno alla politica su alcune cose, perché la firma politica servirebbe tanto a mettere in ordine tante cose. Abbiamo sbagliato in molte cose, in molte scelte, abbiamo ceduto troppo, troppo a chi non aveva responsabilità. A chi non aveva responsabilità verso i cittadini, oggi ci troviamo a pagarla tutto ciò. Per concludere, quindi gli emendamenti che noi presentiamo non sono emendamenti, non sono emendamenti, sono un no a questo disegno di legge, sono una no a questa risposta, perché non è la risposta giusta. Il Parlamento non si divide su chi lotta la corruzione e su chi non la lotta. Il Parlamento si divide su chi vuole utilizzare il tema della corruzione come tema politico e di scontro, e questo succede dal 92 ed è ridicolo, e rischiamo di rivedere un altro 92, e rischiamo di rivedere un altro 92. E fra chi invece decide forse che è arrivato il momento di rendere questo Paese un Paese civile. Grazie. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, invito i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Prego, onorevole Ermini. Grazie, signora Presidente. Sull'articolo 1 i pareri sono per tutti, invito al ritiro, parere contrario. Grazie, onorevole Santelli. Poi, tanto che si avvicina l'onorevole Colletti, glieli devo leggere o a... Ce l'ho davanti, Presidente. Ovviamente sono... Ah, mi scusi, non ho letto che nel frattempo lei ha ritirato gli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12. Mi scusi. Sono favorevoli agli emendamenti... Gli emendamenti nostri sostanzialmente, sì. Contrari agli altri, Presidente. Va bene, grazie. Onorevole Colletti, ha anche lei un parere riassuntivo oppure ne vuole fare uno per uno? Guarda, riassuntivo in realtà no, a parte il parere favorevole agli emendamenti del Movimento 5 Stelle. Per gli altri ovviamente è diversificato.